Bentornati su YokeWatch Academy, vita da studenti! Andiamo a risolvere l'ultimo dei 7 misteri crepuscolari. E poi, nel prossimo video si vedrà, anche se penso che andremo a combattere gli alieni ancora una volta, nel secondo monolite Y o Y o quello che è. Andiamo sulle missioni dunque! Ci manca una sola missione, il campo di Alcatraz. Uno studente della zona residenziale sembra sapere qualcosa, andiamo a parlare con lui allora! E abbiamo questo ragazzo che ha la missione per noi. Sapete che se prendete un'insufficienza la scuola vi spedisce in un luogo terribile? Sto parlando del campo di Alcatraz. Se volete posso dirvi di più al riguardo. Di solito si può tornare indietro non appena il voto viene recuperato, ma mio amico non ha ancora fatto ritorno qui in accademia. Dice di dover seguire infiniti corsi di recupero. Chissà che sofferenza. Ve lo chiedo per favore, andate ad aiutare il mio amico. Sembra che gli studenti spediti al campo di Alcatraz non siano ancora tornati, nonostante i loro sforzi per recuperare le insufficienze. Dobbiamo andare a salvarli. Un bel po' di punti esperienza questi ci danno. Cosa? Sul serio siete disposti ad aiutarmi? Amico mio, sì, siamo delle brave persone noi. Ma è fantastico, ormai non ci speravo più. Dunque, le barche per Alcatraz partono dal porto dell'Accademia. Vi prego, riportate qui mio amico sano e salvo. Buona fortuna! E già sto giocando con Aria, perché anche lei deve avere un po' di screen time, se no non ce l'ha mai. Ecco qui il ragazzo che ha la missione per noi. Come dite? Sì, queste sono delle barche dirette al campo di Alcatraz. Si tratta di un luogo davvero lugubre. Di sicuro non vi consiglio di visitarlo. Però il fatto che siete qui a parlare con me può voler dire solo una cosa. Forse anche voi dovete recuperare una grave insufficienza. Forza, cos'è questo silenzio? Ditemi la verità. No. Ah, quindi è così. Ma allora ditemi, per quale motivo siete venuti a parlare con me? Ad Alcatraz quelli come voi non sono ben accetti. Sparite ora. Ah, devo anche dire la verità? Io pensavo che dici, sai, dico di no, così mi crede, così non mi crede che non ho l'insufficienza e mi ci porta. Ah, lo sapevo, voi tutti gli altri già inviati al campo, siete solo degli insetti. Ma state tranquilli, quando tornerete a scuola sarete degli studenti modello. Non poteva dire inetti, che sarebbe stato meglio? Che strano. Ora però basta perdere tempo, tutti a bordo. Questo è arrabbiatissimo con la vita proprio. Fratello, fatti una risata che la vita migliora. Cielo. Oh cielo, abbiamo il cattivone, la guardia. Eccoci arrivati al campo di Alcatraz. Wow, che posto affascinante. Affascinante, ma è tutto così buio e spaventoso. Non vorrei mica andartene ora, spero. O almeno non prima di aver mangiato. Ah, mi spieghi come fate ad essere così rilassato oggi, Bastiano? Ad ogni modo, qui con me la piantina del luogo. Sul serio, e dimmi un po', c'è anche scritto che cosa si mangia? Vediamo un po'. Curry proteico, pasta proteica, riso proteico. Cosa? Ma che diamine di menù sarebbe? Beh, sono piatti merti a potenziare le facoltà del cervello. Ah, non mangerò niente di tutto questo. Fuggiamo subito da qui. Non corri troppo, avete visto quanti tenebrosi ci sono in giro? Sì, deve essere questo il motivo per cui nessuno fa ritorno a scuola. Esatto, la penso allo stesso modo. Beh, allora direi di andare. Ehi, guardate cosa ho trovato! C'è un'apertura nel muro! Fantastico, un condotto di aereazione. Ottimo trovato oggi, Bastiano. Certo, è strano come si sia staccata proprio nella nostra cella. Questi sono dettagli. Forza, scappiamo il prima possibile. Ok. E se un tenebroso ci vede, basterà mettersi ad un banco a studiare. Sei sicuro che funzionerà? Fidati di me, e già che ci siamo, aiutiamo anche gli altri a fuggire. Sì, scapperemo tutti insieme. Dopotutto, l'unione fa la forza. Ben detto Matteo, questa sarà l'evasione del secolo! L'evasione da Alcatraz, insomma, non era proprio facile. Comunque, possiamo già fuggire? Ok. Ma se Tenebroso ci vede, che facciamo? O se non ci vede? Una delle due. Non mi ricordo di preciso quanto è il suo raggio d'azione. Lui va lì e si gira. Ok ragazzino, puoi andare via. Bravo. Ok, quindi quando mi metto qui mando via un ragazzino e faccio finta di studiare. Ok. Ciao, io sto studiando, eh. Ah, grandi, mi dà anche il mi piace.
Ma mi pare che ho salvato tutti, quindi posso andarmene. Ok. Cavoli. Allora, la strada qual è? Noi partiamo da questa cella. E questo tizio grande e grosso ci sta alle calcagna. Quindi noi, il tizio grande e grosso, dobbiamo evitarlo. Come facciamo a evitarlo? Ci rifugiamo in queste celle, no? Ed eccolo che arriva, il guardiano! E lui guarda i banchi. Alcune celle le guarda a caso, nelle altre guarda dove ci sono i banchi. E se stai seduto a studiare, ti fa mi piace. E tu dici grande. E poi possiamo andare. Alcuni però fanno lo scherzetto, quindi bisogna stare attenti. Qual è lo scherzetto che fanno alcuni? Si mettono lì e si girano all'improvviso. Oh, ora ce n'è uno qua su che però questo a volte va lento, a volte si ferma, poi a volte fa il giro. Poi arriva questo qui, eccolo qui, cattivissimo. Dico anche controlla le banche, controlla le celle con la luce verde, che sono i sorvegliati speciali. Però noi andiamo qui che c'è la luce blu. Che ci indica dove andare. Ora, questo qua è un po' un paraculo. Eccolo qua, si è girato, avete visto? Ha fatto lo scherzo della vita, si è girato. Noi invece ci mettiamo qui a studiare. Ecco, lui però controlla solo la prima volta la cella. Le altre no. Le altre dice no, non c'ho voglia e non le controlla. Questo qui pure è uno piuttosto insidioso perché si gira, si rigira, poi si ferma, si guarda. Mi piace! Quindi che facciamo? Ce ne andiamo qui. Ce ne andiamo un pochino più in alto, così possiamo scappare bene quando arriva. Non ci guarda? Perfetto, possiamo andare ora. Però ci mettiamo a sedere perché arriva quest'altro. Sì, questo è paraculo. Questo non credo che ci guardi due volte, perciò siamo liberi. Ora arriva anche quello di sotto, ma noi siamo furbi e scappiamo. Eccolo qua. Qua è l'uscita. Ho lasciato alcuni studenti dentro, è vero. E qua c'è un botto di gente da affrontare. Sembra una specie di cella aperta, che facciamo? Forse ci basterà sconfiggere tutti questi tenebrosi. Buona idea, Gibastiano. Forza, andiamo. Mi trasformo. Kurokuridi, Lady Croccante. Bello. Allora, lei l'ha usata pochissimo sia nel let's play normale sia ora trasformata. È la prima volta che la uso qui, quindi potrebbe essere un po' particolare da usare. Potrei non trovarmici bene. Lei carica l'attacco, ok. Allora, Scandalmata, che devi fare? Però mena. Bene. Boh, voglia se mena. Sì, mena lei, mena, mena. Mi curo. Ok, finito? Già abbiamo finito con i tenebrosi? Ok. Buono allora. Andiamo avanti. Oh cielo, ancora? Ancora altre celle, non me le ricordavo tutte quante queste celle. Vai, ci tento. Ok, tentato e riuscito. Un altro spazio aperto? Ritrasformiamoci allora.
Guardate ragazzi, un'altra cella aperta, non preoccuparti, ora ci facciamo anche sti quattro sarchiaponi qua e la risolviamo al meglio delle nostre capacità. E un posto, attacco caricato e forte mi pare, ma non vorrei dire, ma pare abbastanza forte. Ah, sbagliato. Ho un tasto sbagliato, ho premuto. No, niente. Allora, no, sto cercando di capire bene come comportarmi. Che non è facile, eh. Ok, quelli sconfitto. Ok. Vai. Ottimo. Ah, mo arrivano però. I controllori arrivano qua, mo. È giusto? Perché ci siamo. Ah, no, forse c'è un'altra zona con le celle. Ah, eccoli, eccoli, bene, meno male. Agente verdastro, ottimo. Toh, beccate questo, assorbi demone e via. Toh. Ah, fanno attacco a X loro? Eh beh, certo. Mamma mia. Allora, non ci capisco niente, sinceramente. Toh, beccate questo. Non so chi curo, ma qualcuno curo. E uno è andato. Manca solo l'altro ora. Toh. Livello 130, non male. Bene. È forte Clock Lady, eh? Accidenti. Mena. Mena, mena, mena lei. Che bello. C'ha anche, con il bezel dell'orologio, mena. Che bello. Forte come personaggio, non me la ricordavo così figa. Forte. Abbiamo perso contro degli insetti. Eh beh. No, noi non siamo insetti, siamo persone. Avete perso e basta, è giusto. Ah, scappiamo, dai, la libertà è a portata di mano. Siamo umani, Gibastiano! Non ho letto quello che ha detto Gibastiano perché ha sicuramente detto una boiata. 45 minuti, certo, io poi taglio. Vi faccio vedere solo quello che. Il try che va bene per fuggire. Non vi faccio vedere altro, ovviamente. Fantastico, la giustizia trionfa anche stavolta! Ben detto, ora finalmente possiamo rientrare a scuola con tutti gli altri. E ci prendiamo anche la medaglia dell'agente verdastro, credo? Perché la medaglia di un edificio sarebbe strano, ecco, per l'appunto il campo di Arkytraz. Ottimo, abbiamo ottenuto un'altra medaglia del crepuscolo. Una, non un'altra. Non solo, abbiamo anche risolto il mistero del campo di Arkytraz. Scusate, quindi adesso possiamo davvero andarcene da qui? Ma copia e incolla hanno fatto? Proprio così, siete liberi ora. Il vostro recupero era stato reso così difficile dai tenebrosi. Ecco tutto. Ma ora potrete tornare tutti a scuola. E i vostri voti verranno sistemati. Che bella notizia. Capisco. Non siete contenti? Sì, certo che lo siamo, però. Se penso che dovrò ricominciare a studiare tutti i giorni, mi intristisco. La vita qui era dura, certo, ma almeno non avevamo alcuna pressione. Ma certo. Ora ho capito da dove si sono originati quegli agenti. Vuoi dire che erano la manifestazione della depressione dello studio sui ragazzi? Comunque ci dispiace, so che non è questo il modo giusto di pensare. Ne siete davvero sicuri? Che intendi dire, Gibastiano? Beh, è semplice. Se studiare vi fa soffrire così è perché non vi piace. Per questo, se non fa per voi, non dovete essere obbligati a farlo. Oh, tu dici? Niada ha perfettamente ragione. Se studiare non è la vostra strada, non c'è alcun problema. Esatto, è il fatto che soffriste testimonia che abbiamo ragione. Per questo sono convinto che non abbiate nulla di cui scusarvi. Allora, questa è una provocazione verso la società giapponese. Questa è davvero, davvero pesante. Quindi avremo un'altra possibilità in accademia? Questo dipende da voi, ma c'è una cosa che posso dirvi. Il comitato studentesco conserva una serie di utili appunti lasciati dai diplomati. Se lo desiderate, siete autorizzati ad usarli per studiare. Cosa? Sul serio? Wow, grazie mille! Che bello! Grazie a questi appunti faremo faville al prossimo test!
Congratulazioni, signor Presidente. Una scelta davvero molto saggia. Ho fatto solo il mio dovere. Bene, sembra che tutto si sia risolto per il meglio. Ora andiamo a mangiare. Ottima idea, amico. Ah, dimenticavo. L'assenza da scuola, per qualsivoglia motivo, è severamente vietata. Per questo a tutti i presenti verranno assegnati dei compiti aggiuntivi. Cosa? Io invece, dati i miei poteri, sono del tutto esente dai suddetti obblighi. Ma non è giusto! Valerio! Te... Chi t'ha menato da P? No, nel senso... Insomma... Cattivello! Eppure paraculo, perché poi lui non deve farli. Dati i suoi poteri. Oh, ma chi sei? Attenzione. Bene, abbiamo raccolto la tua sufficienza. Quando vuoi, Sara. Sì, ora che i Watch Alien e l'FMY Watch sono quasi ottimizzati, sarò in grado di creare un orologio ancora più potente. E a quel punto, il tuo desiderio diventerà presto realtà. Non è solo il mio desiderio, Harry, ma anche quello di Valerio, ricordatelo. Valerio, la prima volta che ti incontrai dicesti di odiare profondamente gli alieni. Ma pochi giorni dopo ti vidi noleggiare molti DVD sul tema. Io odio gli alieni. Presto subiranno la mia vendetta. Per colpa loro la mia famiglia è andata distrutta per sempre. Gli alieni sono i miei nemici. Prima o poi li annienterò, vedrai. Ma tu devi fare attenzione. Non sai mai cosa potrebbero nascondere. Sì, credo che tu abbia ragione. Va tutto bene? Sembri piuttosto spaventata. No, tranquillo. Stavo solo pensando alla vastità dell'universo. Voglio dire, chissà quante specie di alieni ci sono in tutto lo spazio. Ascoltami, Valeria, mi dispiace molto per la tua famiglia, però... Io non sono d'accordo con te. Credo che esistano anche alieni buoni. Solo perché alcuni di loro sono malvagi non significa che siano tutti così. Come? Questo però non cambia le cose. Infatti ho una proposta per te. Che diresti se unissimo le forze e sconfiggessimo insieme quegli alieni? Non voglio una risposta adesso, però almeno riflettici, ti prego. Forza, sconfiggiamo insieme quegli alieni cattivi. Io... Puoi perfezionare l'orologio e Valerio mi riempì di complimenti. Se oggi ho trovato questo coraggio, in merito è tutto tuo, Valerio Notti. Bene, Harry, sei pronto? Oggi completeremo il Watch definitivo. Grazie a quello Valerio potrà finalmente sconfiggere quegli alieni cattivi. Sara. Hai ragione, ragazzina. Quel gemito alla fine era del tutto involontario. Signorina Vapori! Il club FNY si sta scontrando con tenebrosi sempre più potenti. È probabile che gli alieni inizino ad avvertire il loro fiato sul collo. Per questo sono certa che finora siano sempre intervenuti loro, seppur senza mai sporcarsi le mani direttamente. Piuttosto astuti, devo dire. Sì, però sono convinta che il loro vero obiettivo sia un altro. Per questo dobbiamo potenziare gli orologi. Dobbiamo sconfiggerli. Ah, a quanto pare sia il club FNY che il Y-Lab salveranno l'Accademia. Può contarci, signorina Vapori, non la deluderemo. Oh, ma questo... Sì, ce l'ho fatta! I tuoi lati si sono rivelati molto utili, Sara. Ah, cosa farei senza di te? Sapevo di poter contare su di te, grazie, Harry. Tutto procede per il meglio. I misteri del crepuscolo sono stati risolti, ma non possiamo permetterci assolutamente di abbassare la guardia. Sì, ha ragione. Valerio e gli altri ce la stanno mettendo tutta, e noi non saremo da meno.